Presentato il progetto Esperto in Agricoltura Digitale con il coordinamento di Umbraflor, 7 partner da 4 paesi europei e 13 partner associati, che rientra nel quadro di finanziamento della Commissione europea del programma Erasmus per la coprogettazione di un profilo di qualità innovativo in agricoltura digitale. È una delle proposte selezionate per il finanziamento in Italia, entrambi con ente capofila in Umbria, incentrate sull'innovazione del comparto di Agrifood. Alla conferenza in Sala Fiume, a Palazzo Donini della Regione dell'Umbria, sono stati spiegati il valore dell'iniziativa del progetto Erasmus e quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Credo che sia una bella soddisfazione, un premio di questo genere, no, direttore? Questo è un fondo europeo che arriva dal programma Erasmus Plus, il programma di finanziamento per l'educazione in Europa, e è particolarmente speciale perché tra tutte le variazioni del programma questa è finanziata centralmente dalla Commissione europea, e dei progetti finanziati in Europa ce ne sono solo due in Italia e uno è appunto il nostro. Quindi questo finanziamento ci darà la possibilità di collaborare insieme a Umbraflor e all'Istituto Ciuffelli per sviluppare un profilo di qualifica professionale in agricoltura digitale. Un tema che è sicuramente importantissimo in questo momento, capire come la trasformazione digitale impatta nel settore dell'agri-food e come formare i professionisti del futuro. In soldoni, chi ci sta ascoltando, che cosa si può aspettare da questa collaborazione? In soldoni si può aspettare un'attivazione territoriale su tutta la regione che coinvolgerà le regioni, coinvolgerà gli istituti e appunto le istituzioni per comprendere quali sono le necessità di innovazione digitale e tecnologica nel settore dell'agricoltura. E alla fine dei 2 anni di progetto un profilo da offrire ai nostri giovani come post diploma, quindi un'opportunità di formazione che si potrà rispendere sul territorio ma anche in Europa, perché appunto andremo a sviluppare questo profilo insieme ad altri 4 partner europei. Ecco, la sua scuola è una scuola di agraria, no? Quindi si parla di terra, si parla di tecnologie legate alla terra, fa effetto sentire parlare di tecnologia digitale, no? Solo apparentemente. In realtà è un mondo, appunto quello dell'ambiente, della natura, dell'agricoltura e del cibo, che hanno un'assoluta necessità di coniugare le possibilità che la digitalizzazione dell'informazione oggi consente, per la tracciabilità, per una sostenibilità maggiore, per una velocità di informazione, per l'apertura dei mercati. Insomma, solo apparentemente è un mondo, come dire, lontano. In realtà sono estremamente, come dire, uno ha bisogno dell'altro. Credo che un'azienda come l'Umbraflor, con 200+ ettari di terreno, possa essere impiegata effettivamente per la ricerca e per la sperimentazione. D'altronde nella sua natura, nei suoi obiettivi, perché chiaramente i rapporti consolidati da anni con il CNR, con il CRA, con l'università sono emblematici da questo punto di vista. E per cui io credo che all'agricoltura serve che il pubblico appunto sperimenti e ricerchi, perché questo fa forte un'agricoltura nel nostro paese, come avviene in altri paesi dell'Europa, in particolar modo la Spagna. Per cui io credo che questo progetto, che è finanziato dall'Europa, che è uno dei 2 progetti italiani finanziati, sicuramente può rappresentare un'ulteriore spinta affinché effettivamente si faccia innovazione in agricoltura. L'agricoltura digitale sarà il futuro, perché comunque se vogliamo risparmiare nel settore idrico, per esempio, quando intervenire quando serve, nel settore dei fitofarmaci, intervenire quando serve per salvaguardare l'ambiente, per risparmiare risorse, sicuramente l'agricoltura digitale ci verrà incontro. E da questo punto di vista i tecnici che verranno formati potranno essere, come dire, l'apertura di un nuovo percorso formativo che sicuramente ci aiuterà. E di questo ringrazio sia il Teo Valentini dell'Egina, che è stato un po' l'ideatore del progetto, e sia il
Ciuffelli, nella persona del dirigente scolastico Marcello Rinaldi, che hanno dato un contributo importante per far presentare questo progetto, ma soprattutto per farlo approvare.